Ragazzi, che capelli. Allora, sono Rauca, mi ho preso freddo ieri che faceva freddo. Sono andata a vedere ieri sera Marco e Mauro. Questo sarà un vlog sicuro. Ho fatto un po' di acquisti ieri pomeriggio al Bennett. Ho preso questo quaderno a quadretti che mi serve, che mi è finito e non posso più scrivere. Volevo anche comprare i pennarelli, ma costavano 5 euro. Della Giotto. Stanno aumentando i prezzi pure i pennarelli, le cose di scuola. Comunque, ho preso questo che costava 1,09 euro. C'era anche gusto campagnola. O paprika dolce qui al barbecue, che non sono piccanti, quindi mi sono piaciute l'altra volta abbastanza. Ho preso questo ace pavimenti, ok. Poi ho preso le tartelle, le ho trovate finalmente, la novità, così se vi interessa vi faccio un video assaggi. Ho trovato questi qua stranamente anche al Bennett, c'erano al cocco, alla vaniglia, al limone, c'erano pistacchio. Questi qua ho preso un buono sconto perché voglio andare a Zoom, se riesco ad andare sarebbe bello. Ho trovato questi qua, i baiocchi, finalmente al Bennett li ho trovati, che sono mesi, mesi, mesi che li cerco e non li avevo mai trovati. C'erano anche i baiocchi ciocco. Ecco, se mi manchi una maglia andiamo a posto. È amara. Eh sì, la rucola dolce non è. Allora tu che l'hai tolta non c'è più e quindi rucola. Fa anche bene. Al ferro la rucola o no? Eh sì. Per l'anemia va bene. Allora, contadina, la tua si chiama? Non c'è scritto qua, l'altra parte. Quella con lo specchio. Non c'è scritto. No. Sull'altro foglio. Qua c'è il brie. La lattuga doveva esserci ma non c'è. E il prosciutto cotto. Tu hai gorgonzola, noci, speck e le zucchine grigliate. Lo speck non ti piace ma... È spesso. È spesso. Però per l'anemia va bene. No, non è mica la brisaura. Lo specchio al ferro anche, no? La brisaura va bene. Speriamo di dimenticare. Ma non è male. La tua è buona. Anche le zucchine grigliate. Mi piacciono. Solita. Ah, vabbè. Sono molto crude, ma sono buone. Sono crude. E sono solo passate alla griglia. Rise up.
Buongiorno, buon weekend, video brevissimo, pochi acquisti che ho fatto ieri. Ho comprato al Bennet questi qua, 2,20 euro. Ho comprato questa penna qui riciclata, con la carta riciclata, a 2 euro. Bellissima questa penna qui, c'erano anche le matite colorate, i pennarelli in carta riciclata. Ho comprato ieri questo quaderno qua a 2,79 euro. Ho preso questo qui a 1,50 euro, preso queste campagnole qua che sono le Lace, le patatine Lace, giusto campagnola. Una settimana fa, quando ho preso questo quaderno qui a quadretti, e le Lace erano in offerta a 1,09 euro. Invece ieri che sono andata costavano 2,90 euro le Lace, non erano più in offerta. Poi ho preso una cavolata Campagna, questa qui è la crema di marroni che mia madre aveva già comprato appunto una settimana fa, del Bennet, 55% di frutta, a 2. Ho comprato anche a mia madre la marmellata al Carrefour una settimana fa, 350 grammi, 2,99 euro, un bel barattolone, spero sia buona. 5 articoli, 10 euro, 9,67 euro, 4 cazzate, ho speso 10 euro in un giorno per prendere niente. Volevo prendere più roba ma avevo un budget appunto 10 euro, e quindi pochissime cose ho comprato. Mi sono dimenticata di farvi vedere questo, c'era anche quello classico azzurro, grigio, forse solo grigio. Tutto questo qui, piatti e superfici, a 1,88 euro in offerta. Anche la tovaglia questa qui, se vi piace, è del Lidl, me l'ha comprata, me l'ha regalata Ilenia, e c'era anche lei uguale, adesso non la trovate più al Lidl. Comunque grazie Ilenia, è bellissima, mi piace un sacco, bella morbida come tessuto, comunque molto bella, arabeggiante, stupenda. From Jamaica to the world, from Torino to the world, from Italia to the world.